Entra nel vivo anche il mercato in Serie D e sono tanti i movimenti di questa settimana. In casa Giulianova vanno a posto due tasselli da cui cominciare a costruire la squadra per la prossima stagione. Ufficiale il direttore sportivo e anche l'allenatore. In panchina, dopo la prima stagione contraddistinta dalle gestioni di Stallone e Bolza, si siederà Carlo Pascucci, tecnico che lo scorso anno ha allenato il Latina, squadra militante nel girone G di Serie D. Pascucci, ex difensore, è stato scelto dal presidente Luciano Bartolini per guidare i giallorossi nel prossimo campionato, che dovrà vedere un upgrade delle ambizioni di una squadra e di una piazza che vuole stare nella parte sinistra della classifica. Per l'allestimento dell'organico dietro la scrivania da direttore sportivo è stato scelto Daniele Simeoni, esperienze importanti alla spalle a Rovigo e adesso chiamato a rivoluzionare un organico che possa regalare soddisfazione al pubblico del Fadini. Movimenti dirigenziali anche in casa notaresco, i rossoblù hanno salutato Mirko Cudini, ufficiale a Campobasso, e il DS Stefano De Angelis, che farà lo stesso percorso del suo allenatore. Il sostituto di Cudini era già stato individuato e reso noto giorni fa, Roberto Vagnoni, ma adesso altri due tasselli vanno al loro posto. C'è stato il ritorno sulla poltrona di direttore generale di Alfredo Natali, che dunque torna a lavorare con Salvatore Di Giovanni, così come avevano fatto nel recente passato a San Nicolò. Ma c'è anche il sostituto di De Angelis ed è Paolo D'Ercole che ha appena chiuso l'esperienza a Francavilla, culminata con il playoff sfuggito all'ultima di campionato e con la gestione Candeloro che sembra ad un passo dalla conclusione. Il rinforzo, il primo, è stato quello di Marco Pomante in difesa, ma le partenze da compensare sono molte. L'ultima in ordine di tempo, quella di Federico Moretti, passato ad un Matelica scatenato sul mercato e in grado di portarsi a casa nelle scorse ore anche Vito Leonetti, oltre che l'ex pinetese Tomassini. Per il DS matericese Ciccio Micciola, dunque, spesa in Abruzzo per provare finalmente a fare il salto di categoria. Ma tornando al notaresco, gli addii sempre più probabili di Dalmazzi, Candellori, Bontà e Minella costringeranno la società ad un profondo restyling. A Chieti invece è iniziata la nuova era. Presidente Mergiotti con Trevisan e il nuovo direttore generale Andrea Masciangelo stanno individuando il profilo migliore per l'allenatore a cui affidare la squadra nero-verde nel campionato del ritorno in quarta serie. In pole position ci sarebbe l'ex giocatore Alessandro Grandoni, in vantaggio su Pino Di Meo, anche se non sono escluse terze vie. Se per l'allenatore di Trani sarebbe un ritorno a Chieti, per Grandoni invece sarebbe un'esperienza ancora in Serie D, dopo quella andata in archivio con il Savona. A Vasto invece è iniziata l'era Meglia ed è cominciata con parecchi acquisti. Sono arrivati a vestire la maglia aragonese i difensori Padovani e Perocchi, mentre a centrocampo sono ufficiali Fanelli e Anzini. D'altronde la società e il presidente Bolami in primis non vuole ripetere la brutta annata 2018-2019 e ha le idee chiare. Idee chiarissime in casa Pineto, che la prossima settimana presenterà il neo allenatore Massimo Epifani e gli acquisti fatti finora. Davanti Renan Pippi e Sarrizzu via Pescara sono una garanzia di gol anche con la partenza di Tomassini. Dietro invece c'è Nazzari, ex Francavilla, a prendere il posto del partente Pomante. Per quanto riguarda il ritiro, cambio di sede anche per i biancazzurri, sarà Campo di Giove la location del Pineto al posto di Ovindoli, scelta all'inizio. A Francavilla invece è ancora tutto in alto mare. Siamo ancora alla fase delle cordate interessate a rilevare la società giallorossa dalle mani di Gilberto Candeloro, che sembra disinteressato al mondo del calcio. Questa situazione però deve avere tempi molto rapidi, perché in pieno luglio non si ha ancora una definizione precisa dell'assetto societario e di conseguenza anche delle linee guida sul terreno di gioco. Questo potrebbe condizionare inevitabilmente la stagione del Villa. Discorso a parte infine per l'Avezzano, dove è in atto un vero e proprio terremoto. Al centro di tutto la questione Fanti è stato l'eventuale reintegro dopo l'addio del portiere e capitano biancoverde a scatenare la reazione del DS Paolo Staffa, che ha portato alla contromossa ancor più dura del presidente Luciano D'Alessandro. Tutti via, l'allenatore Stefano De Angelis, lo stesso direttore sportivo e ora anche il direttore generale Mauro Traini. Insomma, adesso va riprogrammato tutto, riconsiderata la stagione da capo e poi va costruita la squadra per evitare la sofferenza fino al play-out disputato e vinto con il Sant'Arcangelo.